C'è un legame speciale tra Vienna e il Teatro alla Scala di Milano, perché il teatro fu costruito con il sostegno dell'imperatrice Maria Teresa, che mandò a Milano per la prima inaugurazione di questo teatro il suo compositore di corte, Antonio Salieri, che rappresentò la sua opera Europa riconosciuta. Fu un grandissimo trionfo e ancora oggi questo legame si rinnova con la visita della Scala in Austria. Siamo molto felici di essere qua in questa meravigliosa ambasciata d'Italia a Vienna per presentare la nostra tournée che abbiamo iniziato a Verona, poi a Grafenegg. Prosegue qua a Vienna, 9 città dell'Europa con l'orchestra e il coro della Scala di Riccardo Gelin, e poi ne approfittiamo per presentare la stagione della Scala e la nostra nuova Scala TV. Un grande piacere essere qua. Ich gratuliere und danke der italienischen Botschaft in Wien, dass die Mailänder Scala, die Oper in Mailand, heute eine Pressekonferenz in der Botschaft geben kann. Denn Wien ist natürlich ganz ein begeisterter Fan der Mailänder Scala. Viele Wienerinnen und Wiener fliegen, fahren extra nach Mailand, um dort Opernaufführungen zu sehen. Und ich habe heute gerade erst auch gelernt, neu vom italienischen Botschafter hier in Wien, dass die Mailänder Scala ja finanziert wurde von Kaiserin Maria Theresia, um